Di solito un'auto sportiva non è un'auto pratica. Questo allestimento GT è il più sportivo della Twingo, che rimane comunque un'utilitaria. E allora scopriamo insieme quanto è spaziosa. La nuova Twingo è lunga 3,59 m x 1,64 di larghezza e 1,55 di altezza. Lo spazio interno non è poco, anzi, contando le dimensioni esterne, hanno fatto un buon lavoro alla Renault. Davanti non c'è il motore ed i pedali sono ben incassati nella parte bassa della plancia, quindi anche se il volante non è regolabile in profondità, i più alti non dovrebbero avere problemi a stare comodi, grazie anche e soprattutto alle ampie regolazioni del sedile. Tra i posti anteriori c'è un portabottiglie e si trovano anche le prese elettriche e quelle multimediali. C'è addirittura un vano portaocchiali sopra la testa di chi guida, difficile da trovare sulle auto piccole. Il portaoggetti davanti al passeggero è molto profondo, perfetto per farci stare altro oltre ai soliti libretto e documenti. Guardate poi quanto è utile questa vaschetta che si può spostare, permette di stivare degli oggetti dentro ma soprattutto sopra. Non si sa mai dove mettere questi smartphone così grandi di ultima generazione. Ecco, qua invece abbiamo un piccolo vano con un bordo che lo trattiene. L'unica cosa, in movimento, non essendoci una copertura in gomma, rischia di muoversi, di far rumore. Incluso poi in un pacchetto da 100 euro, il pacchetto seat, ci sono gli attacchi Isofix per il sedile anteriore del passeggero e poi anche i sedili anteriori riscaldabili. Infine, tirando questa leva, si può spostare avanti lo schienale del sedile anteriore per poter caricare gli oggetti lunghi. La Twingo può trasportare fino a 4 persone e tutte e 4 viaggiano abbastanza comode. Lo spazio per le ginocchia di chi siede dietro non è moltissimo, ma superiore a quanto offrono altre city car. Quindi si può anche pensare di fare qualche breve viaggio fuori città. Quello che può rendere i viaggi un po' più complicati per chi siede dietro sono semmai i poggiateste integrati nei sedili anteriori, che non fanno vedere bene la strada. Su questo allestimento top di gamma sono inclusi anche i lacci posteriori per tenere un paio di bottiglie, uno per porta. Con 50 euro in più si hanno anche due scomparti sotto al divanetto chiamati sneaky, ideali per nascondere o trattenere qualsiasi oggetto. Gli attacchi Isofix sono veloci da raggiungere, ma mettere i seggiolini più ingombranti non è facile perché le portiere hanno un'apertura poco ampia. Peccato però che i vetri posteriori non possono scendere, perché c'è soltanto l'apertura a compasso. Come detto, dietro c'è il motore, e per questo il bagagliaio è basso, ma soprattutto il ripiano da terra è alto. Non il massimo per caricare valigie pesanti. È comunque piuttosto profondo, quanto basta per caricare una valigia grande ed una piccola. Occhio però alla spesa, perché il motore qui sotto scalda parecchio alla lunga, specialmente d'estate. Come vedete, poi, a voler rinunciare ai due sedili dietro, il divanetto posteriore si può sdoppiare al 50-50, creando un vano di carico perfettamente piatto, utile per trasportare diverse valigie e bagagli. In alternativa si può usare questa leva per rendere lo schienale posteriore verticale e sfruttare meglio il bagagliaio. Infine, mi spiace deludere tutti quelli che hanno pensato che davanti ci fosse un altro bagagliaio, perché non è così. E sì, sarebbe stata una cosa fighissima. Magari non è il massimo per i viaggi, a meno che non siano brevi, ma è molto valida nella vita quotidiana. Altre auto simili per dimensioni, praticità e prezzo sono la Kia Picanto e la Seat Mii, oppure la Hyundai i10. Ma non è finita qui, le trovate tutte su DriveK, il posto giusto per scegliere l'auto ideale per voi.